continuiamo a parlare di centrosinistra. Ricorderete certamente Fabrizio Barca, economista, che è stato ministro per la coesione territoriale nel governo Monti. Se ne è parlato di Barca immaginando una nuova leadership per il Partito Democratico e poi questa candidatura, tra virgolette, è stata in qualche modo accantonata. Barca ha scelto di avere un ruolo diverso all'interno del partito e prima di lasciare in qualche modo la scena pubblica, il primo piano della scena pubblica, chiamiamo così, aveva detto che si sarebbe recato in giro per l'Italia, nei circoli locali del Partito Democratico, per sondare il terreno, per incontrare le persone, capire quali erano le esigenze e come affrontarle insieme, immaginando una politica che potesse dare delle risposte. E allora Fabrizio Barca ha mantenuto il suo intento e quindi sono partiti questi incontri che vanno avanti già da mesi nel territorio italiano, nei circoli del PD, per appunto sentire la base, incontrare gli elettori del PD, ma anche tanta gente comune. Fino ad oggi sono stati 107 gli incontri realizzati e circa 16.000 le persone che hanno partecipato, tanti interventi, ore di confronto e veramente tanti, circa 170 appunto anche i circoli che si sono incontrati, 1.100 invitati fino ad oggi. Insomma, un lavoro importante nel quale lo hanno accompagnato alcuni compagni di viaggio. E allora questi compagni di viaggio in questi giorni lasciano un po' traccia sul web di queste loro esperienze. Vogliamo un po' sentire proprio da loro come si è svolta, come sta andando questo viaggio e appunto quali sono anche i dati, le informazioni, l'atmosfera che si coglie nei circoli locali in queste settimane in cui ci si muove verso il congresso del partito, in cui emergono gli scandali del tesseramento gonfiato. E allora siamo al telefono in questo istante con la dottoressa Silvia Zingaropoli, collaboratrice appunto di Fabrizio Barca e membro del team che lo ha accompagnato appunto nella sua traversata in Italia. Buonasera. Sì, buonasera, buonasera. Allora, ben trovata. Dicevamo, lei ha fatto parte del gruppo di Barca. Sì, ho accompagnato Fabrizio in tutti i suoi viaggi, quindi bene o male ho quadro della situazione, ecco. Ecco, subito un po' una nota di colore, di atmosfera. Come è stato accolto Barca in questo viaggio condotto per l'Italia? Tra l'altro avete finito i vostri incontri, allora, oppure no? Abbiamo finito 2 settimane fa, adesso ci saranno delle code nelle prossime settimane, ma diciamo che il viaggio è concluso. Sì. Devo dire che la base ci ha accolto in maniera incredibile, nel senso le persone si sono impegnate per venirci a prendere, per organizzare gli incontri, sacrificando domeniche, sabati, giorni di festa, pur di tornare a parlare, a confrontarsi. E devo dire che probabilmente la base ha colto in pieno il significato della nostra impresa, certo. Forse più dei vertici, certo. Quindi, questa è una mia opinione. Partecipazione che c'è stata e che dimostra appunto che forse c'era bisogno anche c'era di questo bisogno, coinvolgimento, cioè, di questo dialogo, esatto, diretto. C'è voglia di tornare a parlare, questo è. Esatto. E nel corso di questi incontri gli interventi erano tantissimi, si andava oltranza, 3 ore, 3 ore e mezza di dibattito su un tema che sia locale, nazionale. In genere cercavamo di incentrare il discorso su temi locali per far capire alla gente che si può risolvere il problema partendo dal basso. Quello che mancava è anche durante l'esperienza ministeriale di Fabrizio, sì, noi ci siamo resi conto che in realtà, io lavoravo con lui anche allora, che in realtà nel territorio mancava un forte tramite tra appunto quelle che erano le problematiche di base e interno, ossia il partito certo, era debole, ed è questo il motivo per cui Fabrizio ha deciso di intraprendere questo viaggio. Impresa. Senta, sì. Nella raccontare anche un po' come è andata, non possiamo non partire anche dalla più stretta attualità, che vede adesso lo scandalo del tesseramento gonfiato, ed oggi appunto c'è la conferma che la direzione nazionale del partito ha deciso di porre lo stop
al tesseramento a partire da lunedì. Vicende come questa, come sono state accolte anche dalla base, dalla gente comune, che poi purtroppo è stata anche quella che è stata coinvolta anche in questo caos del tesseramento gonfiato? La sensazione che venga percepita come... ci sono dei temi che durante le campagne elettorali, qualunque esse siano, vengono sollevati anche in maniera un po' strumentale, nel senso, questa è una problematica che si conosceva da secoli. Sì. Si poteva far tanto prima, non è stato fatto, e in realtà tirarla fuori, le regole non si cambiano in corsa, secondo me, questa è una mia opinione, non mi faccio portavoce, le regole non si cambiano in corsa, e secondo me è stato un pochino azzardato procedere in questo senso. Lei è d'accordo quindi con la chiusura del tesseramento? È utile a questo punto oppure no? No, secondo me a questo punto bisognava lasciare le cose così, salvo poi sperare in un successivo intervento del futuro segretario per risolvere la questione. Certo. Ecco, senta, questo... tra l'altro Barca si era espresso a questo proposito e aveva parlato della necessità che a votare per il segretario dovessero essere i partecipanti al partito, ovvero gli iscritti o comunque coloro che sono coinvolti. Io faccio l'esempio anche di me medesima, nel senso che io non sono iscritta, eppure diciamo che sono stata 6 mesi fuori casa lavorando per il partito, sì, come volontaria. E a questo punto io dico, perché una persona come me non ha gli stessi, diciamo, non può avere lo stesso diritto di un, nel senso, bisognerebbe trovare il metro, ci si dovrebbe lavorare sopra, però secondo me andrebbero coinvolti, inclusi anche i partecipanti non iscritti. Certo. E ci sono nei circoli territoriali alcuni esempi di che sono avanti rispetto a questa problematica. Sì, esatto, sì. Perché ad esempio c'è un circolo in Sardegna che ha aperto 2 canali di iscrizioni al circolo, una per l'iscrizione nazionale, una per l'iscrizione al circolo come partecipante, perché comunque il partito deve essere aperto in qualche modo un po' a tutti, al di là dei tesserati. Esatto, anche a chi magari è frenato dalle polemiche nazionali che possono a volte scoraggiare all'iscrizione. Cioè, c'è chi si può identificare nell'attività, nell'operato, negli obiettivi di un circolo locale e sentirsi meno rappresentato, esatto, dalla politica nazionale, questo lei intende. Quindi ci deve essere la possibilità di la distinguere possibilità di, questo di diverso sentimento. Per ecco. Questo territorio anche, certo, perché comunque è importante partecipare a livello politico sul territorio per risolvere, non so, la questione, la polemica sulla costruzione di una strada. Chiaro, ovvero. E quindi è importantissimo, certo, questo. Cioè, quindi ecco, questa idea avrebbe anche in qualche modo tagliato le possibilità di arrivare allo scandalo dei tesseramenti gonfiati come vediamo oggi. Senta, ma lei diceva che al di là di questa questione avete avuto modo proprio di parlare con la base. Allora, ci sono state tante parole, tante domande, documenti, lettere, idee, progetti, risposte, insomma c'è stato un confronto veramente importante. Rispetto a quella che è la condizione del partito, qual è stata l'analisi, se la si può sintetizzare, della base? L'analisi della base, diciamo, la base parte da un forte scoramento, questo è indubbio, perché comunque anche le beghe correntizie o lo stallo e anche la carenza di una precisa linea, una precisa strategia di partito su diverse tematiche, come può essere l'istruzione, sì, come può essere la sanità, insomma. La base chiede un partito diverso, un partito diverso al vertice, e però dal territorio comunque ci sono esempi di lavoro importante che dovrebbero essere messi in rete, secondo me. Il problema è che le buone pratiche sul territorio restano isolate, perché sì, non c'è una vera rete tra circoli, certo, ovvero se c'è un circolo che si batte per la non chiusura di un teatro a Trapani, dovrebbe essere messo in collegamento con quello di Bologna che ha il suo
problema. Certo. E in realtà alla fine invece questo senso di scoramento viene amplificato dalla solitudine, che è... Quindi c'è un isolamento anche a livello locale, non solo con il centro, no, ma anche tra le diverse componenti. C'è un mancato collegamento, certo. manca la rete tra i circoli e le buone pratiche. Certo. E questo darebbe sicuramente più forza e più energia, entusiasmo a chi lavora sul territorio, magari trovandosi ad affrontare situazioni a volte molto rischiose anche, certo, in certi territori. Senta, si è detto, si valuta in queste settimane, no, delle candidature alla nuova segreteria del partito. Molti ritengono appunto che il nuovo segretario sarà Matteo Renzi. C'è chi dice che in realtà la base non è molto in sintonia con la figura di questo nuovo giovane leader, che sembra più essere più orientato verso un'area politica di centro, comunque si richiama a valori e proposte che non sono quelle tradizionali del Partito Democratico. Voi avete trovato questa mancata sintonia, mancata sinergia fra la base e la figura di Matteo Renzi, o come si esprime la base a riguardo? Allora, vabbè, premetto che la base non si può fare poi chiaramente è una valutazione complessiva, quindi comunque sì. Ci sono i civatiani, i renziani, i cuberviani e via. Sì. Però detto questo, la forza di Renzi probabilmente sta proprio nella sua capacità di attrarre anche persone non del PD, no? Sì. E quindi è logico che la base, quella vecchio stampo, probabilmente ha difficoltà a digerire certe sue posizioni. Però detto questo, no, più che posizioni, è proprio ciò che il sindaco rappresenta diverso rispetto a probabilmente quello che ha contraddistinto la base nel senso tradizionale del termine. Però, ma si sentirebbero rappresentati dalla figura di Renzi come segretario? Io dico che non so se tutti sarebbero disposti a accettare psicologicamente, però quello che dico è che invece comunque io credo che chiunque sia il segretario, Renzi o chi per lui, bisogna accettare e vedere come lavorerà. Poi dopo, nel merito delle questioni, si dovrà prendere più o meno le distanze dalla persona. Secondo certo. me, insomma, vediamo come si lavora. E poi vedremo come la base poi reagisce. Senta, lei ha detto, si è fatta anche una valutazione, no? In qualche modo, noi ricordiamo qualche mese fa, quando si doveva trovare il nuovo Presidente della Repubblica, il caos che c'è stato sotto la sede nazionale del Partito Democratico, ma anche a livello locale, rispetto alla questione dei cosiddetti 101 franchi tiratori che si lurarono Prodi. Ecco, ne avete parlato, come è andata? Quella è stato un tema che è venuto fuori praticamente soprattutto nei primi mesi, perché era più vicina, come certo. quasi sempre, nel senso è un qualcosa che l'elettore PD non ha digerito, si è sentito tradito. Erano per Prodi Presidente della Repubblica? Fondamentalmente sì, ma più che altro erano per la coesione del partito, una coesione che non c'è stata ed è stata clamorosamente tradita. Certo. E quindi diciamo che questo è uno dei tasti che brucia di più. Insomma, staremo a vedere se questo nuovo PD troverà armonia, sintonia interna al di là delle correnti. Un'ultima domanda, poi purtroppo dobbiamo lasciarla. Voi avete trovato particolare passione in questo percorso attraverso i circoli locali d'Italia nei giovani. Ecco, sì. Quanto è importante coinvolgere i giovani? E è Guardi, vero che i giovani di oggi sono così distaccati dalla politica? Come no, fare, insomma? Allora, io le dico, i giovani democratici, gli Occupy PD, o chi per loro, che sono la parte più vivace del partito. Sì. Ho visto ragazzi partire alle 10 di sera da Catanzaro per far arrivare le magliette a Milano entro la mattina. Persone che veramente hanno l'entusiasmo da vendere, e i vecchi, non parlo di rottamazione, però dovrebbero prendere quello che i giovani possono insegnare
e consegnare loro, e viceversa, cioè dovrebbe essere un lavoro diciamo di mutuo soccorso, certo. Però spesso non è così, e qui infatti viene fuori, è venuto fuori spesso anche il discorso dell'istituzione stessa dei giovani democratici, che forse hanno avuto bisogno di creare un proprio spazio, sì, per essere ascoltati, per avere la propria voce, per avere una voce, certo, capito? Certo. E quindi questo segnalava una mancanza, un vuoto, certo. Sì, è un altro aspetto, bisogna stare molto attenti. È un segnale, è un segnale da tenere in considerazione. Esatto. Chissà se il nuovo segretario sarà Matteo Renzi, anche per una questione semplicemente anagrafica, potrebbero anche avere più spazio questi giovani all'interno del partito. Insomma, staremo a vedere cosa accade. Intanto, staremo a vedere. Grazie a Silvia Zingaropoli, collaboratrice di Fabrizio Barca, ex ministro, e tra coloro che hanno accompagnato appunto Barca in questo viaggio nei circoli locali del Partito Democratico. Torneremo a disturbarvi per sentire un po', proprio perché siete collegati con la base, insomma, qual è il sentore degli elettori PD. Grazie mille, a presto. Buon lavoro, arrivederci.